E parliamo di economia, torniamo su Ve la spiego, manifestazione prevista per mercoledì 8 novembre prossimo con gli studenti del Polo Statale Mattarella, sezione nautica che dalla base operativa della Lega Navale Italiana, sezione Castellammare del Golfo, tracceranno la rotta verso il porto di Balestrate. Dalle parole che seguiranno in questa intervista al presidente Giuseppe Stabile sembra cogliere che anziché il porto non completo faccia un po' da traino a questo indirizzo scolastico, piuttosto è proprio il Polo Mattarella che sta diventando un po' il pungolo affinché vengano completati quelli che sono i lavori previsti, così finalmente da farlo divenire un approdo sicuro. C'è per voi l'intervista. Come sempre la Lega Navale è disponibilissima con le istituzioni locali, con gli istituti scolastici e soprattutto con l'Istituto Mattarella, con il quale abbiamo una convenzione per l'utilizzo di quella imbarcazione che è stata assegnata alla nostra sezione, l'imbarcazione a vela ad Astra, con la quale facciamo queste attività ambientali, queste attività di divulgazione dell'amore per il mare, per la sensibilizzazione ai temi dell'ambiente e della protezione marina. Una navigazione da Castellammare del Golfo con i ragazzi del nautico, con le barche della Lega Navale, con Ad Astra fino a Balestrate, dove ci sarà un momento di approfondimento, insomma un convegno dove i ragazzi comprenderanno qual è il significato profondo e importante della difesa e della tutela dell'ambiente marino. L'esperienza del dottore Loporto certamente sarà un valore aggiunto nella guida di questo istituto. La Lega Navale ha collaborato benissimo anche con tutti gli altri direttori scolastici che si sono succeduti, avvicendati. L'interesse generale, e mi pare che in recente riunione il dottor Loporto ha marcato, del nostro territorio è che questo istituto diventi sempre più forte, sempre più profondamente radicato, anche perché le tradizioni marinare del nostro territorio sono importanti e nella visione di uno sviluppo generale complessivo della nautica che sta vivendo questo nostro luogo, l'affermazione importante di questo istituto professionale diventa un momento di crescita sociale e anche di occasione di lavoro per tantissimi ragazzi. Su questo la Lega Navale è sempre disponibile a dare il proprio supporto, a fare quel che può con quel che ha, con i mezzi che abbiamo, con i nostri soci e con la nostra capacità di organizzare. Al di là degli altri indirizzi scolastici che ha la scuola, la sezione nautica è l'unica del Golfo di Castellammare, a parte Trapani e Mazara, è l'unica di questo lembo di Sicilia. Lei ha ragione ed è per questo che non si deve perdere, serve a questo territorio, serve per la crescita, serve per il futuro che si trasforma. Magari non è più commerciale, certamente non è più peschereccio, ma è sicuramente destinato ad una attrazione turistica nautica di grande livello. La ultimazione del porto, speriamo quanto più presto possibile, perché questo territorio ne ha bisogno. L'ultimazione di questo porto attrarrà decine e decine di unità navali di dimensioni maggiori, di dimensioni importanti e che nel settore turistico segnano la differenza tra la piccola nautica e la nautica che porta lavoro, che porta movimento economico e porta ricchezza al territorio. Sa cosa mi fa riflettere lei, Presidente? Che mentre dovrebbe essere il porto a trainare l'Istituto Mattarella, sezione nautica, qua mi sembra che sta finendo nella logica inversa. Le manifestazioni che organizza la sezione nautica dell'Istituto Mattarella, quelle vostre, trainano il sentimento di completare il porto. Il tema di questa opera pubblica è un tema molto importante, è un tema molto sofferto, un'opera pubblica che ormai si trascina lentamente in quasi 15 anni, è un danno enorme a tutta la comunità locale. Il porto finito in questo momento con tanta attrazione turistica, con magari con navi da crociera che potevano attraccare, sarebbe stato un grande momento di sviluppo per il nostro territorio. Purtroppo si registra che le opere portuali ancora sono ferme, il porto non è ultimato, mancano completamente i servizi logistici, soffre la nautica locale, ma ahimè soffre anche quel segmento di nautica che
proviene dall'estero, che è di transito nel Mediterraneo, che potrebbe benissimo attraccare qui a Castellammare, che è una perla incastonata all'interno del Golfo e che purtroppo ci passa davanti e va altrove, perché le strutture portuali non sono ultimate e non garantiscono la sicurezza delle imbarcazioni di maggiore dimensione. Questo è un grave danno per la nostra economia, per il nostro territorio, e io mi appello a chi ne ha la facoltà di fare presto affinché questo porto venga finalmente ultimato. Non serve solo a noi diportisti locali, ma soprattutto serve al territorio per la sua crescita e per il suo sviluppo futuro.